Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. Al cadere del sole, tutti quelli che avevano infermi, affetti da varie malattie, li condussero a lui, ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni, gridando, «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che lui era il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo, perché non se ne andasse via. Egli però disse loro, «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città, per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea.